volte la gente mi dice, ma è il tuo tempo libero, ma il mio tempo libero è il mio tempo, io ho un tempo solo, non ho il tempo libero, è il tempo del lavoro, c'ho un tempo solo che è la mia vita. Non ho mai capito la gente che ti dice, ho la mia vita privata, perché non capisco cosa vuol dire, perché per me c'è una vita sola, la mia, la privata, chiamarlo lavoro, questa è passione, amore, come si fa a chiamarlo lavoro? Per cui alla fine alla sera fanno fatica a portarmi fuori di qua. Però faccio anche fatica a arrivare la mattina, se per quello. Cioè, è tutto parte della mia vita. Cioè, non riesco a distinguere onestamente. Poi tu dici, ma adesso, per esempio, possiamo fare un weekend lì o là o là. Ma sì, io sto bene qua, perché devo farmi la fantasia che dovrei andare via, prendere un treno a faticarmi? No, se sto bene qui. Questo è il mio weekend ideale, sto qua. È stata anche molto fortunata perché Chris è uguale a me. Ecco, quando ci siamo incontrati mi ricordo che mi disse, siamo 31 anni insieme adesso, e se guarda ricordati che la mia arte è il mio primo amore. E gli ho detto, guarda, perfetto, perché io sto così bene quando faccio le cose che mi piacciono. Cioè non sento questa ansia. Vieni a casa, che ora arrivi, dove vai, cioè è terribile, no? È una libertà che è un rispetto anche soprattutto. Quindi, no, per me la vita è una, unica, fatta di tutte le cose che ti piacciono e che puoi fare, compresa mia figlia. E poi è bello essere anche disponibili, perché una delle cose che ci ha insegnato il nostro papà era stato due cose fondamentali. Una era di non dire mai non ho tempo e l'altra di non dire mai sono stanco. Quindi cresciute così, cosa vuoi fare? Va tutto bene sempre. Che poi è vero, quando si fanno le cose belle il tempo si trova sempre. Sempre. Se vuoi passare del tempo con qualcuno lo trovi sempre. Stanchi, non si è mai veramente... Sì, a volte estremati, neanche stanchi. Però non è una stanchezza qui, è una stanchezza magari fisica. Mentre quando poi ti rallenti per qualche motivo, non riesci più a fare nulla. È molto strana questa cosa del tempo, no? Io ho delle amiche che non fanno nulla, che non lavorano. Non so se sono privilegiate, sicuramente finanziariamente privilegiate. Poi no, che non hanno mai tempo di fare niente. Perché la giornata ti si... svanisce. In realtà sì, l'energia crea lo spazio e il tempo. Certo. Bello.